E meno male che c'è Venere, cari Cancro, perché effettivamente l'azione di Saturno, contrario, ogni tanto qualche martellata, ma dalla parte del tirachiodi su Elisabetta vi verrà da. E bisogna sopportarla, ancor più se siete nati a giugno. Questo Saturno, che però fa sì che vi liberiate di persone, collaborazioni di circostanze che ormai hanno fatto il loro tempo, basta, insomma, ne avevano fatto due zebedei grossi come due boe. Adesso si può ripartire. Urano, che è il pianeta dell'innovazione, che vi aiuta veramente a svecchiare il vostro quotidiano, che vi fa conoscere persone nuove, alleati, sponsor, insomma, la settimana nel complesso, anche dal punto di vista amoroso, è più che gratificante, soprattutto nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì mattina, quando si fornichicchia in modo ancor più sugoso.